Buonasera e bentornati. Queste sono le invasioni barbariche. Grazie. Non vi sprecate, che va preso. Noi siamo in diretta da Milano questa sera alle invasioni barbariche. Loredana Bertè, Roberto Giovalli e Oliviero Diliberto. E poi Concita De Gregorio e poi... Anche perché, cari amici, alle invasioni barbariche è il momento dell'ultima intervista barbarica. Quella a Loredana Bertè. Loredana Bertè alle invasioni barbariche, un momento meraviglioso. Loredana. Grazie. Come sei vestita, Loredana, stasera? Come una cinesina che cammina così. Ah, dovevi vestirti da donna manager di... e alla fine invece sei venuta cinesina. Buonanotte. Meravigliosa. Vedi Renatino come... che classe, che gusto che c'ha. Grazie, te l'ha regalata Renato Zero. Grazie Renato. Allora, è ovvio per tutti che questa non sarà un'intervista, perché non si può intervistare Loredana Bertè, però... Tesoro, fai quello che vuoi. Noi ci proveremo e comunque sia... E perché secondo te mi sono vestita così? Guarda. Perché la coroncina chignon porta l'intervista. Loredana, guarda. Dimmi. Me. Guarda sono me, qua. Brava, che rispondi carina alle domande. Sì. Allora, un po' sui generis, io ci tenevo però a incontrarti e averti qui. Non è stato semplice tra l'altro trovarti perché tu sei l'unica al mondo che non ha un cellulare. E non l'ho mai voluto. Perché? Perché è un collare. Infatti Renato mi dice, Ani, chiamalo a casa. Neanche Renato Zero al cellulare. No, ha 18 telefoni e non rispondo io. E allora quando lo chiamo a casa dal mio Sirio, io risulto anonima. E lui mi dice, risponde subito. Renato, com'è che risponde? Ani, sei l'unica anonima che conosco. Tutti sei gli l'unica anonima che conosco. Schedati. E quindi voi invece liberi. Però hai la voce della figlia di Asia Argento sulla segreteria telefonica. Anna Lu, perché? Mi fa tutte le segreterie. Perché io intanto sono pazza di lei e la considero la mia nipotina, perché Asia è mia figlia. Cosa Asia avete in comune, è la, insomma, sua mamma rock. La sua mamma rock? Sì, mi chiama. Chi si somiglia si piglia, siete un po' tutti e due. Anche il 20 settembre siamo nate. Vedi? Io, Mimì, Asia. Tutte? Sofia Loren. Il 20 Greta settembre. Garbo. Il 20 settembre? Sì. Senti, per te ho preparato un'intervista speciale per canzoni. Beh, se io possiamo ti spaziare dico, anche. Se io ti dico sei bellissima, mm-hmm, tu cosa dici? Dico che la trasmissione è forte ed è molto, molto carina e molto interessante. E per questo ho lavorato così tanto per un restauro, per fare bella figura. E sei bellissima, tu. Ti ricordi quando sulle copertine dei tuoi dischi c'eri anche tu nuda, erano i primi nudi, no? Se non nudi. Potrei farlo ancora, mica Sofia Lorenzo. Andiamo, insomma. Ma tu sei sempre stata davvero trasgressiva o ti dipingevano così? No, io sono sempre stata quello che sono. Sono il risultato di quello che ho visto, di quello che ho fatto. E quindi da quando avevo 5 anni sono considerata, sì, dagli altri una ribelle, ma perché? Perché trovandomi in un nucleo familiare come quello che è capitato a noi, io e Mimì dicevamo, chi sono questi? Boh. Pensavamo ci avessero scambiato nelle culle. E allora, proprio dei perfetti estranei che, vabbè, si chiama famiglia. La prima defezione fu il padre, ho toccato il culo, magari se ne andasse qualcun altro, invece non sarà andato più nessuno e noi a 10 anni eravamo già in giro, io, Renato, Mimì, a fare l'autostop, che è stato momento, anni fantastici, perché... E tu eri già rock a 10 anni? Non ero rock, rock è non è una cozzaglia di suoni, è un modo di essere, un modo di vivere, un modo di pensare, liberi, eravamo liberi perché avevamo delle mete da raggiungere, avevamo dei sogni, avevamo voglia, la curiosità, eravamo curiosi e non ci spaventava nulla. Il fatto di non avere un centesimo non ci fermava minimamente, c'era una, non so, c'era
Crosby, Stills, Nash e Young che si sasciavano, ecco, si lasciavano, e noi, oh mamma, questo non si può fare, questo non si può fare. E siamo andati a Wembley a vedere il concerto. Poi, fino a quanti anni sei rimasta a Bagnara Cala? No, io non sono mai stata a Bagnara, mai. Perché, diciamo, la madre, quando doveva far nascere ognuna di noi, prendeva il trenino da Ancona, dove noi già abitavamo, Porto Recanati anzi prima, e ci faceva nascere con le levatrici in casa sua. Poi il giorno dopo tornava in treno, l'ultima, infatti non ha fatto in tempo, andava ad Ancona. Non voleva farvi nascere a Bagnara? No, non voleva né farci nascere ad Ancona. Poi arriva e la Luna bussò. Bussa il successo alla tua porta, iniziano i party in piscina. Sì, prima di quello le grandi vacanze, quando mi potevo permettere di fare vacanze. Cioè quando a Milano c'era il freddo, inverno, gelo, andavo all'aeroporto e dicevo, primo volo per il caldo, Giamaica, lo prendo. Quello e io prima seguivo ancora, prima del successo, seguivo quindi? Prima di la Luna bussò, perché varie tappe, no? Perché io ho anticipato vari generi musicali, e non è per falsa modestia, ma è così, insomma, come per quanto riguarda la moda, che ormai copiano tutti, dovrei io fare una, anzi io ce l'ho già disegnata, una bella linea, on stage si chiama, Dolce Gabbana non copiate più, ecco. E allora, comunque eravamo quando eravamo, prendevi la io seguendo la corrente, seguivo la corrente, mi sono trovata dentro uno stadio dove un signore con questi capelli rasta, e allora era Bob Marley, mi sono per caso informata intanto cosa voleva dire rasta, perché questo, ah perché Dio sa la si credono in questa cosa qua, fanno il bagno solo al mare, infatti faceva il bagno solo al mare. Ho comprato tutti i dischi esistenti di questo signore, li ho portati a Milano e ho detto al signor Rezzi, studialo bene, ed è uscita fuori poi dopo mesi. Aspetta, facciamo un tentativo, perché per colpa mia, che non, ti ho fatto saltare tutto un pezzo, però ci siamo persi un punto fondamentale, cioè da quando avevi 10 anni e facevi la matta con tua sorella, bellissimo, a quando hai avuto successo? Non è che facevo la matta, ti divertivi, non avendo eri curiosa. A casa mia, no, è che a casa nostra, diciamo, con me e Mimì, che eravamo in mezzo a una strada, perché a 5 anni già il manuale di sopravvivenza era la nostra Bibbia. Quindi, non avendo nessuno, che culo, si può dire? Che ci rompesse le scatole o che ci dicesse a quest'ora di tornare, boh, entravi e uscivi da casa mia, non se ne accorgeva nessuno. Quindi eravamo dove? Al Luna Park. E svettavamo sopra queste spider rosse e la invidia, me la ricordo, dei bambini che venivano presi e prelevati da genitori. Ma chi è che vi portava sulle spider rosse? No, noi ci andavamo, perché era la nostra copertina lì, sapevamo quello ci sarebbe stato sempre. Cioè è un punto fermo, un punto fisso. La spider rossa. Oh, e Luna Park, fantastico. Il successo, com'è arrivato? Grazie a chi? Grazie forse alla tenacia, alla capa tosta, al talento. Il talento, io non posso dire lo dico io. Talento, quello non si sa mai, non c'è mai un momento in cui capisci che hai talento, anche perché secondo me non te lo può dire nessuno. Boh, io sono così, penso così, e sono sempre alla ricerca di migliorare sempre qualche cosa. Anche perché è una valvola di sfogo, cioè noi facciamo questo mestiere che gli altri chiamano mestiere, ma per noi è stata, per me Mimì, una vocazione. Poi parliamo anche di Mimì. Eravamo arrivati al momento di quel successo party e champagne, anzi caviale, champagne. Solo sui dischi. Solo sui dischi? Sì. Perché? Perché facevamo e facciamo tuttora, almeno per quanto mi riguarda. Chi sta, per dire, su un palco che c'hai una platea immensa, 30.000 persone, dopo 10 minuti che hai finito, ti ritrovi sola in una camera d'albergo. Beh, però dai, c'è stato un periodo della tua vita, quello del matrimonio con Borg, che è stato un matrimonio, quello è, un periodo di grande vorrei dimenticare, perché lì
pensando di non avere mai avuto, ho detto, oh, adesso ho fatto un sacco di dischi, visto che questo passaggio terreno, questo è solo un passaggio terreno, dico, ho una traccia bella, forte, mi piacerebbe lasciare. Non ho mai avuto una famiglia, vediamo cosa si prova ad avere una famiglia. Disgraziatamente sì. Cos'è che non però, è andato bene? Che cosa ho fatto? Perché era più comodo il ruolo della fidanzata, quando non lo sapeva nessuno. Ecco, quindi io andavo Milano, Boston, Milano, primo marito Milano, secondo marito Stoccolma. Infatti Faletti, che allora mi ricordo faceva una trasmissione che era drive-in, diceva a Mina, Mina Terrona, io sto qua a Stoccolma, sto a Stoccolma, hai capito? Veniamo al matrimonio con Borg, che a noi ragazze fa sempre un po' sognare. Io mi sono sposata proprio perché ero curiosa e più che altro volevo lasciare una traccia. Per questo ti dico che Asia, io la considero la mia figlia, anche perché mi sembra vedere me a 20 anni. Perché non hai avuto dei bambini perché con Borg? Perché arrivo subito, dopo 4 anni di matrimonio e 4-5 di fidanzamento, anche perché noi ci conoscevamo già quando io avevo 23 anni, figurati quante volte ci siamo già incontrati, a voglia. Quando ho deciso, capito, di traslocare, traslocando veramente, io ho lasciato il mio lavoro, ho lasciato l'Italia. E sei andata. E sono andata perché ho detto questo. Ma eri innamorata. Come mai? Dai Loredana. Io sì, ma uno che ti dice vai su, vai a casa. Ah, non mi era mai successo. Quindi tutti i manager geloso, che purtroppo via. In quel momento stavano lavorando con me e stavano dicendo a tutti che facevo la tournée, stavo già in tournée, hanno fatto caso a me. Borg diceva fatemi caso, invece loro l'hanno fatta a me, purtroppo mi sono fatta. Lui male. Ai tempi era un grande divo, era anche pieno di soldi, no? Era un grandissimo campione. Pieno di soldi, non ha mai pagato le tasse, quindi... Infatti io gli ho proibito di fare l'Isola dei Famosi, perché lui non può mettere piede in Italia. Ah, lui voleva fare l'Isola dei Famosi? E certo, anche perché io gli ho detto scusate... A Gori, Giorgino Gori, che gli voglio tanto bene. Che questa sera lo stiamo ipercitando. E gli ho detto, scusa bello, ma perché secondo te fa quella in Italia? Lo fanno in tutto il mondo. Com'è? Gli dai solo voi i soldi. Quindi li dai a me, perché me li devi. Insomma, ti deve dei soldi. Me li devi. Facciamola breve. E allora è stato così. Quanti anni siete stati sposati? 4 ufficialmente sposati, 2 matrimoni ho voluto fare. Alla fine dei 4 anni, anzi veramente 6 mesi prima, per questo è finito un pochino prima, io dico scusa, dedicati un po' ai figli, perché lui aveva un figlio, Robin, e io sono arrivata, aveva appena un anno e mezzo, e l'ho tirato su, quella è stata la parte migliore, mi sono presa grandi soddisfazioni, perché parlavano tutti in inglese, poi quando non volevano farmi capire un accidente parlavano in svedese, ma delle scene, quando c'era un telegiornale qualunque, dicevano, ah, è saltato in aria, non so, hanno messo una bomba, e guardavano tutti me, ho detto, ma se volete. Allora Robin, gli facevo le cassette di Topolino, Paperino, è l'unico che parlava in italiano. Ma senti, sei ancora in rapporti con Robin? No, purtroppo non so che fine abbia fatto. Anzi. E invece con Borg? No, non ci penso proprio. Cioè, mi pare di capire che si è finita male. Le cronache dei anche tempi perché... raccontavano di grandi botte, ma anche di grande amore. Ah, volavano, o almeno di grande cenere, le racchette gli spaccate in testa, perché... Cioè, tu gli spaccavi le racchette in testa. Dopo... O lui a te, come funzionava? Durante i 4 anni di matrimonio ho scoperto delle cose che non mi piacevano tanto. Prima di tutto... che era schiavo della droga, e questo mi ha fatto molto arrabbiare, perché 3 settimane come può essere un automa? Quando c'aveva il figlio, 3 settimane, allora perfetto, anche il sesso non ti dico, frittelle, mi faceva frittelle, alla griglia. E quando invece 3 settimane faceva l'ambasciatore della Svezia, ci toccava andare con il principe, la regina, il re, ecco, aprivano per dire... Oslo Pechino, dopo la strage di Tiananmen, ho detto scusate, ma mica non si fa, detto, non si può fare.
Certo, perché? Perché questa è grave, cos'è? Fate un villaggio, volete aprire un villaggio turistico, cosa vuol dire? Non fate i volicciarte per fare, vede cosa? No, allora, eravamo molto in disaccordo su questo. Facevate questa vita pazzesca. Ma io nel frattempo continuavo a dire, bello, dedicati, perché vogliamo un figlio. Un bambino. Anche perché ho pensato... Ancora non ci hai detto perché non l'avete fatto, perché vogliamo sapere. Io ho sempre pensato, prendevo la pillola, a quest'ora ne avrei avuti 4, cioè avevo la ritmica completa. Ma quindi non lo volevi? No, io sì, ma io penso, e ho sempre sostenuto. Ah, era lui che non lo voleva. Io pensavo, io lo penso ancora, che un figlio si debba volere in due. Certo. Quindi... Lui non era d'accordo, perché? Perché aveva questi problemi con la droga? No, lui non ha risposto, è la mamma che non era d'accordo. Ah, la sua mamma? Sì, mi risponde sua mamma e dice, come? Un figlio? No, non credo. Il figlio c'è ed è di sangue puro, svedese. Ah. E lui davanti, ha cominciato a prenderlo a calci. Ho detto, scusa, risponde tua mamma, tu che fai? C'è finta di non sentire. Cioè, la mamma non ha voluto un nipote mezzo italiano. Sì, io ho fatto praticamente alla Casa Bianca 2 o 3 volte, ecco, facevo che cosa? La tappezzeria, però c'avevo tu una nominata. Bush padre di presidente. Tutte e due. Anche il figlio. Ah, certo, però non mancavano mai. Caspita, che emozione. Anche qualcun altro conosciuto. No, immagino, ma dico di presidenti americani, quei due. Anche Bin Laden, padre e figlio, ospite della Casa Bianca. Anche il figlio? Eh beh, no, certo. Oh, caspita. Cioè, figlio è... L'eroe indiscusso della CIA, scusate. Beh, ma qui non pensate che uno che torniamo c'ha... Allora, uno che è alto 2 metri al e che gira con una flebo, tranquillamente, dei filmini turistici sul monti dell'Afghanistan, che cosa faccia? Cioè, chi è che ha buttato fuori i russi dall'Afghanistan? Ti confesso che sono poco informata, non è che ti voglio censurare. Lui è vorrei uno tirato su, Bush. Tirato su Bush, senior, che è capo della CIA. Aspetta, mi dicono che c'è la pubblicità, ma torniamo, dobbiamo dirci ancora un sacco di cose e poi le pistole alla tempia di Loredana saranno una meraviglia. Tra poco! Milano nella pubblicità Loredana mi ha raccontato di quando Bush Senior, no, Bush Junior chiedeva a Bush Senior, mi presti Borg che devo andare a rimorchiare? Sì, e tu rimanevi lì da sola perché Borg andava a rimorchiare? No, io facevo il giro, mi dicevano, vuole vedere la stanza dei piatti, la conosco. E vediamo lo studio, lo studio Vale. Ecco, raccontaci com'è lo studio Vale. Io ho detto, bello, qui ci siamo, ho visto un ritratto gigantesco come di toro seduto, ho detto, vedete? Oh, allora, non pensavo così intelligenti. Ho detto, questo è il primo vero presidente, e Baker che mi dice, è quella. E c'erano, nemmeno una foto piccola di Kennedy, no, c'era George Washington e George Bush. Ma quello che, la cosa che mi ha colpito è stato questo mappamondo gigantesco, ma gigantesco, di legno antico, che cosa faceva? Con una bella calamita rossa su Mosca. Io ho detto, ma allora li guardate veramente questi? Ma li guardate proprio, guarda, è lì, e devo dire, ma li guardate proprio allora? Cioè, che cosa darei per vedere il film di Loredana Bertè nello studio Vale? Ecco. Una meraviglia. Perché? Ma non mi sono limitata lì, io sono andata mentre loro giocavano in giro anche, sai la sala stampa? E lì mi sono sfogata, perché cioè, sembra grande in televisione, no. Dove dietro c'è il White House, c'è quella cattedrina. Sì. Ho messo lì la mia borsa a forma di hot dog e mi sono stata fotografata tutti quanti, ho detto voglio questa foto, questa la voglio. Beh, ecco. Loredana, non potrei negare di aver avuto una vita notevole, no? Una vita spericolata, purtroppo, sì. Comunque, insomma, con Sto anche Borg perché purtroppo, quando litigavo, io non è che mi ricordavo, dico, oh, sto a Hong Kong, mica sto a Brescia. Ogni volta facevo le valigie. Perché lui ti scaricava a Hong Kong. No, io lo picchiavo. Unico, uno che ordina, due, ha detto, fa un'ordinazione al telefono, ma very bitch, le voglio. Che? Ma cosa sta ordinando? Oh, madonna, ecco, davvero? È lì, cioè, certo, lui sono entrate due signore. Chiamava l'escort? Con te presente? Voleva fare una cosa, un esperimento, io ho detto, oh, caspita.
non mi piace proprio per niente. Allora l'ho preso a botte, a calci, e ho detto, come al solito faccio già, le valigie l'ho sempre pronte. Ma perché l'hai sposato? Però io purtroppo me ne vado, vedi? Non sono furba. Perché io non sono furba. Se aveva tutti questi difetti. No, questa è la fine, Ah, questa all'inizio è la fine, ti voleva bene. No, all'inizio sembrava un siciliano, non poteva andare a non poteva fare nemmeno una ciretta. Pensa te, io che a Stoccolma dico, ma scusa, ci sarà un parrucchiere, devo fare una ciretta. No, perché qui parlano, di che? Poi chi li capisce? No, arrivava la mia estetista da Milano col suo aereo privato e mi faceva la cerettina a casa. Figurati. Ma ti rendi conto? Senti, lui ha scritto nella sua biografia, e poi la piantiamo con Borg, che tu a letto eri insaziabile. Eh certo, ti approfittavo quando era sveglio, quando ci sapeva fa, insomma ci sapeva fa. Dopo poi 3 settimane erano di carestia, diciamolo. 3 settimane sì e 3, che succede? E quindi si quando sa, si poteva non si capiva. E com'è stato baciare Ron? In che senso? All'ultimo Sanremo, non facevi coppia con Ron, vi siete baciati? No, io all'ultimo Sanremo, grazie a Panariello e a, devo dire, anche 1 milione di firme, perché sono 11 anni, che l'iniziativa è stata presa, e la ringrazio per sempre, da Dori Ghezzi e Fabrizio D'André, quando è successa la tragedia, che cosa facciamo? Dobbiamo assolutamente darci da fare. E devo dire che nessuno si è tirato indietro, da Michele Serra, Pavarotti. Di cosa stiamo parlando? Di avere un riconoscimento eterno per del premio della critica, okay, visto che era stato inventato per lei, perché non c'era nessun tipo di premio, tranne che quello del vincitore. I giornalisti hanno inventato questo premio e allora io ho detto, il premio si chiamerà Mia Martini. Abbiamo messo 1 milione di firme davanti e devo dire che il signor Baudo là non ha potuto fare nulla. Quindi ho detto, cosa intestiamo ai miei Martini? Il teatro? Allora no, abbiamo detto, il premio della critica, perfetto, ma per 11 anni c'è stato e c'è ancora questo premio della critica, che era un piatto fantastico, che io purtroppo non ho mai avuto l'onore di prendere, mi farà rabbia. Ecco, e c'è scritto sopra Mia Martini, premio della critica, l'unico e il solo, vero. Non arrivava mai sul palco perché non è sponsorizzato, purtroppo. Lo diceva nel venerdì. Parliamone aspetta, solo. Aspetta, sì. Lo dicevano il venerdì e lo davano sul televideo. Allora io ogni volta che devo fare il cane da guardia, devo telefonare a chiunque presenti Sanremo, mi raccomando, invece stavolta devo dire grazie anche a Renato Zero, soprattutto a Renato Zero, amico carissimo di Panariello, e hanno detto, questa volta il premio Mia Martini sale sul palco, vuoi darlo tu? Grazie, con molto onore. E quindi sono andato a Sanremo per questo motivo, essendo là Ron, che brava, cantava la sua canzone, mi ha detto, perché non mi parli come il telefono, sai l'effetto il mare, sì, d'inverno, quello là, e io stavo dietro le quinte. Però non è che avvisavano, sai, c'erano vari stilisti, ogni sera c'era uno stilista, no? E io, le mie sarte, ciao, lo fate lavorare fino alle 6 del mattino. Perché tu ti fai vestiti da sola, perché non avessi capito. Sotto gonna, arriva Stefano e Domenico, no? Dolce, Gabbana, bello questo sotto gonna, dice, è mio, sto cantando, ma perché non ci viene il tuo ragazzo? È mio, sto cantando, basta! Beh, è l'uomo delle stelle, perché sei l'uomo, dovevo parlare. E loro non capivo perché stavo leggendo. Allora, perché non esci se devi cantare? Ma, incredibile, sono fantastici. Comunque non è vero che amici non ne hai, ne hai parecchi. Amici non ne ho. Cioè, dai. Renato è mio fratello, Renato nell'arte e nella vita. Renato è tuo fratello, Dori Ghezzi. Dori Ghezzi è un pezzo che non la sento e questo mi dispiace. Vedrai che domani ti chiama. Ecco, io la saluto, eccetera, la eccetera, eccetera. Vabbè, Asia è la mia bambina. Non possono che considerarti un'amica quelli del manifesto, gli hai dato 20.000 euro. Anche perché hanno buttato via Vivaldi e hanno messo subito Bandiera Rossa cantata da Anna Lu. Perfetto. Anche perché, cioè, ecco, la bambina non di mi hai fatto Asia una domanda, perché cantare... io sostengo il manifesto? Perché tu sostieni il manifesto? Perché e rompe coglioni a tutti ed è un giornale scomodo. E quindi tutti ci ed trovi ed è libero. Oh. Perfetto. E quindi, anche perché io dico che non è che
il lettore debba arrivare al giornale, è il giornale che deve arrivare al lettore, questa è la libertà di stampa, secondo me, e visto che il Manifesto è l'unico che non ha mai avuto un editore, vivono come possono, io tu quando posso sono, certo azionista già da 20 anni, come anche di Radio Popolare, l'unica che sento. Per chi non avesse capito ah, come scusa, la pensa. Ma questo è importante, Oscià. Oddio, cos'è? Scusa, non capisco. Baglioni che ha fatto una cosa titanica a Lampedusa. Allora, Loredana. Grazie, Baglioncino mio. Loredana Megliocchi, qui si parrà la tua nobilitate. Adesso noi proviamo a fare il gioco della pistola alla tempia a Loredana Bertè. Ma... abbiamo solo 2 minuti perché poi mi sfumano. Vai. Lo sai, no, il gioco? Come no. Ok, vai. Carla Fracci o Asia Argento? No, non ho capito io. Devi scegliere una delle due, pistola alla tempia. A uccidere? No, lui ha detto che lo sapevi. Ma sì, soltanto che allora, il gioco è questo, che hai la pistola alla tempia, quindi per forza devi scegliere tra una di queste due. Ma da eliminare oppure da tenermi? Non ho capito. Chi ti tieni? Tengo Asia Argento, con tutto il bene che voglio a Carla Fracci, ho avuto l'onore anche di lavorare con lei. Renato Zero o Ron? Renato, scusa, Ron. Bagnara Calabro o Milano? Milano per tutta la vita. Un'ultima notte d'amore con Borg o una prima notte con Mr. X? Con Luxuria, preferisco. Almeno un'esperienza nuova. Datemi tempi, sfumatemi. Chi è oggi la persona che ami di più al mondo? Me stessa. Chi è la persona che odi di più al mondo? Me stessa. Loredana Bertè, tra 10 anni sarà? Qui. E dirò, ragazza, lasciami lavorare sul palco. Allora, vieni sul palco con me. Vieni. Quando mi ricapita di chiudere una puntata delle Invasioni Barbariche con Loredana Bertè? Allora, adesso... sai, io sono un po' rigida, bene. Anch'io, cara, anche e se non lo so manifestare perché sono un po' adorata. Pezzo di legno. Infatti, hai fatto perdere la puntata di questa sera, ma io ti seguo sempre. No, ma poi te la registro. No, mi stanno dicendo che ci sono. No, silenzio. Ho seguito il musico. Alle 11:30, domenica, ci sono le interviste barbariche. Ciao!